Oggi andiamo avanti con il capitolo numero 5, con quello che ci racconta John, mentre è sotto ipnosi nello stato di sonnambulismo. Allora, qui Dolores le fa una domanda. Dice, è un posto separato dal tempio di guarigione? Risposta, siamo ancora nel tempio di guarigione. Ci sto camminando intorno e sto parlando con la guida. Mi sta mostrando le diverse energie dei raggi e come passano attraverso il soffitto. È come essere dentro uno scrigno di gioielli. È così meraviglioso. La maggior parte dell'intera struttura del tempio irradia un colore oro elettrico. Voglio dire, è come un oro marrone, ma è un colore davvero curativo e sembra che abbia una filigrana intagliata al suo interno. Ci sono opali e tutti i diversi tipi di pietre preziose, semi-preziose, incastonate nelle pareti, ma i più importanti sono i gioielli che si trovano nelle finestre dove passa la luce. Domanda. Bene, lo ringrazio per averci permesso di entrare e per averti dato quel trattamento. Vuoi lasciare quel posto ora? Risposta sì, mi ha abbracciato e mi ha salutato. Dovremmo andarcene perché altre persone stanno aspettando lo stesso trattamento. Risposta, ci sono persone sì, ognuna sta salendo verso le luci. E qui Dolores dice, questo è un posto molto importante da conoscere, ci devono essere molti posti laggiù. La cui esistenza ci è sconosciuta. Avevi detto che tutti questi edifici fanno parte di un complesso? Mi chiedo se potresti portarmi a fare un giro, per così dire, per poter scoprire cos'altro c'è. La risposta di Jack, ok, il guardiano dice che la stanza degli arazzi è importante, quindi sto camminando lungo questo bellissimo corridoio con pareti che sembrano lapislazzuli e marmo. Alla fine c'è questa grande porta. Apro la porta e c'è una luce abbagliante. Domanda, cosa sta causando questa luce brillante? Risposta, è un uomo o una forma di spirito. Dice di essere il guardiano della stanza dell'arazzo e mi permette di entrare. E qui l'autrice fa una precisazione dicendo che questa stessa stanza dell'arazzo era presente in conversazione con Nostradamus, volume secondo, edizione rivista. E qui farei anche io un piccolo appunto perché lei ha scritto diversi libri a proposito delle profezie di Nostradamus. Andiamo avanti. Questo è un luogo molto onorato. C'è un aroma meraviglioso nell'aria e una combinazione di brezza fresca, tinta di sale e di profumi di un giardino. È quasi come incenso. È una bella stanza ed è molto, molto alta. Va su per forse 70, 100 metri, no, forse 50. Sarebbe più preciso. Il soffitto ha una punta arrotondata come la navata di una chiesa. Ci sono finestre in cima e su entrambi i lati delle pareti. Sono in alto e illuminano la stanza. Ci sono lampadari che pendono dal soffitto, che sembrano lampade di Aladino, ma ce ne sono molti, forse 15 o 20. Le pareti e il pavimento sembrano fatti di marmo e ci sono alcuni mobili pesanti a diversi intervalli, come gruppi di sedie e tavoli di fronte alla tappezzeria. Non sono contemporanei, né sono antichi, ma sono molto funzionali, comodi e invitanti. Il guardiano dice che a volte gli insegnanti portano qui i loro studenti per spiegare le meraviglie e le complessità dell'arazzo. Mi sembra di essere in un museo speciale dove la gente può venire ad esaminare e studiare questo arazzo. Ora vado a guardare l'arazzo. È così bello. È metallico.
fatto di fili di metallo che sono semplicemente stupendi. Scintillano e brillano. E qui il paziente sta sospirando e sembra che respiri. È come è vivo. Voglio dire che ondeggia e brilla. Alcuni dei fili scintillano e altri sono un po' opachi. È davvero difficile da descrivere. In realtà è come un essere vivente, ma non fa paura, è bellissimo. Ci sono tutti i diversi tipi di fili e oh, è semplicemente glorioso. Niente sulla terra potrebbe mai essere paragonato adesso. Non c'è proprio modo di descrivere quanto sia glorioso, perché è così vibrante che è quasi elettrico. E il guardiano dice che ogni filo rappresenta una vita. Wow, qui mi viene in mente una canalizzazione recente di Crayon, dove dice che noi siamo intessuti uno con l'altro. Noi siamo uno e la stessa cosa, e tutte queste connessioni, tutto questo tessuto, per dire così, è quello che noi chiamiamo Dio. Tutto insieme, tutto questo puzzle, e ognuno di noi è un piccolo pezzettino di questo insieme. L'autrice fa una considerazione: sembra molto complicato. John risponde: oh, alcune aree sono complicate, ma hanno un bel disegno, un disegno eterno, e posso vedere il mondo al di là di questo arazzo. Guardandolo posso vedere qualsiasi evento che ha avuto luogo. Domanda: cosa vorresti dire? Risposta: è come se guardando attraverso l'arazzo si possa vedere la vita quotidiana delle persone che sono connesse come un filo in questo arazzo. Ora il guardiano mi sta spiegando che ogni vita che sia mai stata vissuta è rappresentata come un filo in questo arazzo. Qui è dove tutti i fili della vita umana, le anime che si incarnano, sono collegate. Illustra perfettamente come ogni vita sia intrecciata, incrociata e connessa a tutte queste altre vite, finché alla fine tutta l'umanità è coinvolta. L'assoluta unicità dell'umanità è rappresentata dall'arazzo. È unico ma composto da tutte queste parti diverse. Nessuna può esistere senza l'altra, e tutte si intrecciano e si influenzano a vicenda. Wow, che bello, bellissimo. Domanda: beh, se è composto dalla vita di tutti, allora sarebbe davvero vivo. Al guardiano importa se lo guardiamo? Risposta: oh, non gli importa, sa che abbiamo uno scopo, dice. Fai pure, per favore, guardate, ma non guardate più a fondo. Non voglio che guardiate la vita di altre persone, perché diffondere quella conoscenza potrebbe essere dannoso per il loro sviluppo. John torna alla descrizione. L'arazzo è enorme, sembra essere alto circa, direi almeno 10 metri, e sembra andare avanti all'infinito. Mi ci vorrebbero ore solo per percorrerlo in lunghezza. Deve continuare per un migliaio o più. Corre lungo il muro di sinistra e la luce che entra dalla finestra lo illumina. Ma c'è un punto oltre il quale non posso andare. Domanda: sai perché? Risposta: il guardiano dell'arazzo dice che fa parte dell'evoluzione spirituale di tutte le anime. Solo le persone spiritualmente evolute hanno accesso a quella parte dell'arazzo. È come un piccolo segno che dice: non andare oltre questo punto. E qui si fa una risata, però non è tanto un segno quanto una sensazione che questo è il massimo che posso osservare. È come guardare la più bella creazione d'arte
è fatto di fili che vanno da un minuscolo pezzo di spago fino alla dimensione di un cavo, spesso come il tuo polso. Me li ero immaginate come fili? Risposta: no, non sono piccoli come fili. Li ho chiamati così perché sono intrecciati, ma vanno da un minuscolo spago in alcuni punti a dimensioni maggiori. La maggior parte sono più o meno grandi come una corda e poi diventano sempre più spessi man mano che vanno avanti. Ci sono verdi, blu, rossi, gialli, arancioni e neri. Sì, ce ne sono anche alcuni neri. Quelli neri si distinguono perché non sembrano andare così lontano come gli altri colori. Questo è strano. Domanda: questi colori hanno qualche significato? Risposta: lo chiedo al guardiano. Lui dice: sì, rappresentano l'energia spirituale di tutte le anime. Domanda: bene, quale sarebbe il significato dei colori più scuri rispetto a quelli più luminosi? Risposta: i colori più scuri, dice, non hanno davvero alcun significato. I neri sono speciali perché hanno scelto un percorso molto insolito. Wow, qui mi viene in mente proprio la legge dell'uno e i vari colori dei centri energetici. È molto interessante come tutto poi alla fine si intreccia in queste informazioni che abbiamo ricevuto attraverso le canalizzazioni. È molto importante capire. E qui mi viene in mente appunto Ra, che ci parla dei colori e dice che ogni volta che avanziamo e diventiamo più consapevoli e ci alziamo di più nella consapevolezza, guadagniamo colori. È molto importante. E appunto, come vi dicevo, ci parla anche delle persone orientate negativamente. E adesso andiamo avanti. Dolores dice: pensavo che i colori più scuri potessero significare che erano più, sto pensando a vite negative. Risposta: no, dice che non c'è negatività in questo arazzo. I neri hanno solo scelto un modo insolito di manifestarsi. Ma lui dice: non metterlo in dubbio. Non spetta a voi saperlo in questo momento. Siete venuti qui per un altro scopo. Domanda: sì, volevo fare alcune domande. Hai detto che ci sono insegnanti che insegnano ai loro allievi questo arazzo. C'è un qualche modo in cui possono guardare lo schema delle loro vite passate? Risposta: sì, sto guardando un gruppo in questo momento. L'insegnante è vestito con una bella tunica e ha uno sguardo molto benevolo sul viso. Sta indicando alle diverse anime cosa sta succedendo e cosa è successo. Sta insegnando loro cosa significano le diverse complessità dei disegni di questo arazzo. Ha qualcosa come un puntatore scintillante e di colore dorato, con qualcosa sulla punta che sembra un cristallo, ma in realtà è un diamante che si illumina di luce propria. Indica un filo nell'arazzo e quel filo, cavo, corda e come volete chiamarlo, sembra illuminarsi da solo. Indica diverse caratteristiche riguardo alle vite, su come le persone si sono evolute e dove devono crescere. Stanno tutti prendendo appunti, non tanto con carta e penna, ma con la loro testa. Domanda: sta spiegando a questi studenti le loro vite in modo che possono prendere decisioni per le vite future? Risposta di John: sì, ho impressione che
siano lì per studiare le loro vite passate e come il loro filo si è intrecciato in questo razzo della vita. Questo è ciò che gli antichi chiamavano i registri akashici. E qui c'è una piccola parentesi dell'autrice che dice: rimasi sorpresa. Questi sono i registri akashici che le anime avanzate comprendono. Dice che alcuni dei registri sono tenuti in forma di libro, ma quelli sono per anime che non sono così altamente avanzate. Domanda: non avevo capito. Allora tutti avrebbero un filo in questo razzo? Risposta: no, tutta la vita ha un filo in questo razzo, ma solo le anime avanzate sono in grado di capire il concetto di razzo e di avermi acceso. Le anime meno sviluppate hanno i libri dei registri akashici che possono consultare. Sarebbe come se un bambino entrasse nella biblioteca di un college. Dovrebbe invece andare nella sezione per bambini di una biblioteca locale. Domanda: allora non capirebbero quello che stanno vendendo anche se venissero qui? Risposta di John: esatto, no, non lo capirebbero perché l'arazzo ha uno scopo. Va nelle dimensioni superiori, anche al di sopra di quelle, e quello è un luogo molto complesso. Questo arazzo alla fine finisce nella divinità, dove è tutto nella luce. Tutto porta a questa bellissima luce. Domanda: puoi chiedere al guardiano se molte persone che sono vive vengono mai a vedere questo arazzo, o se è insolito per noi essere qui? Risposta: dice che saresti sorpresa di quante persone sono venute in questa stanza mentre sono ancora nel corpo. Molti vengono a vederlo come un'opera d'arte. Dice che a volte è stata un'ispirazione per abili artisti nella pittura, nella scultura e nelle arti tessili. A volte vengono qui perché questo è una delle opere d'arte più gloriose di tutto il creato. Ha molti disegni diversi, come strutture selvagge contemporanee, disegni orientali o dettagli dei nativi americani. Domanda: come ci arrivano lì? Risposta: dice che alcuni vengono nello stato astrale quando sognano, altri vengono mentre stanno viaggiando all'interno dei mondi dell'anima quando usano la meditazione, la proiezione astrale o l'ipnosi come quello che stai usando tu ora. Mi chiedevo se fosse insolito venire mentre si è ancora nel corpo. Risposta di John: no, non così insolito come si potrebbe pensare. Saresti sorpresa dal numero di persone che vengono qui, ma non tutta l'umanità è ancora pronta a venire in questo posto. Domanda: riesci a vedere che non siano morti? Risposta: sì, sta camminando con me e dice che sa che sono ancora nel corpo. Vede il filo d'argento che sta dietro di me. Questo è molto interessante perché, non so se vi ho mai parlato, ma noi siamo legati al nostro sé superiore attraverso questo filo d'argento di cui sta parlando qui John. Praticamente, quando lasciamo il corpo fisico del tutto, quando facciamo la transizione, quando lasciamo il corpo fisico, quando moriamo, ecco, per dirla così in parole semplici, praticamente si spezza il filo d'argento che ci lega al nostro sé superiore, alla nostra vera essenza, e quindi non possiamo più tornare nel corpo. Però loro, come vedete qui, lo sanno quando noi viaggiamo, facciamo viaggi astrali, quando di notte dormi e così via. Lo vedono perché
vedono il filo d'argento dietro di noi. E Dolores qui fa una constatazione dicendo: oh, lui sa che sei ancora connesso ad un corpo e che stiamo facendo questo come una specie di esperimento. Risposta: sì, lo capisce, la maggior parte delle altre persone non hanno fili d'argento che escono dai loro corpi. Domanda: beh, a qualcuno che è venuto qui mentre era ancora nel corpo è mai stato rifiutato di entrare in quella stanza? Risposta: ha detto, rimarresti sorpresa, abbiamo dovuto chiedere alle persone di lasciare questa area. Un'anima è venuta e ha cercato di strappare il suo filo dal razzo. Pensava che questo sarebbe stato il modo migliore per porre fine alla sua esistenza. L'uomo soffriva di una specie di demenza nel piano terrestre e non si rendeva conto di essere realmente nel piano spirituale. Era molto confuso. Abbiamo dovuto riportarlo indietro. Ora è in un istituto e viene pesantemente sedato in modo da non entrare in questi stati di trance a cui era in grado di accedere così facilmente, ma era venuto a cercare di distruggere la razzo o di distruggere quello che pensava fosse il suo filo. In realtà non era nemmeno il suo filo. Domanda: ma non ci sono molte persone che cercano di fare cose del genere, vero? Risposta: no, quello è stato un caso molto raro. Quell'uomo ha ricevuto una grande forza spirituale nella sua incarnazione fisica, ma ha pensato che fosse un'illusione e questo lo ha lasciato squilibrato nel mondo mentale. Il risultato è che l'hanno trattenuto fisicamente e gli sono state somministrate sostanze chimiche per impedirgli di viaggiare astralmente. Sarebbe stato un grande servitore del mondo se avesse permesso a se stesso di trovare il suo modello, ma ha permesso al lato intellettuale della sua natura di prendere il controllo su di lui. E qui fare un piccolo appunto, perché lo sapete cosa vuol dire questo ultimo paragrafo? Ha permesso al lato intellettuale della sua natura di prendere il controllo su di lui, e cioè la mente egoica ha preso possesso di lui, è entrato nell'illusione dell'ego. Praticamente la mente lo sta possedendo. È la mente che ti possiede. È la mente egoica che sa che tu sei il capo, ma se le dai il permesso di fare ciò che vuole, la mente egoica è pericolosa se lasciata, come dire, a fare ciò che desidera. Diciamo che la mente egoica è come un bambino. Andiamo avanti. Suppongo che questa sia una delle ragioni per cui hanno un guardiano lì. Risposta: beh, bisogna avere un guardiano. A volte succedono cose strane qui, perché questo è un ritratto del tempo e le cose devono essere tenute in equilibrio. Così sono controlli ed equilibri lungo questo arazzo. Domanda: hai detto che a volte ci sono altre persone a cui viene chiesto di andarsene. Cercano di vedere cose che non dovrebbero o cosa? Risposta: lui dice, tu puoi vedere quelle cose perché dietro l'arazzo c'è il tuo senso del tempo e puoi trovare una corda e attraversare il tempo. La maggior parte delle persone non ha bisogno di conoscere il proprio futuro mentre sono ancora nel corpo, a meno che non usino la conoscenza per uno scopo spirituale. Domanda: sono queste le persone a cui viene chiesto di andarsene? Risposta: lui dice no, questo è il luogo dell'amore e a nessuno viene mai chiesto di andarsene, a meno che non cerchi di deturpare l'arazzo o sia abusivo.
Dobbiamo solo guardare la razza perché a volte, in rari casi, succedono delle cose. In passato grandi forze sono passate attraverso la razza stesso. Una volta avete avuto delle esplosioni nucleari e c'erano molte persone che lasciavano il pianeta così rapidamente che sono passate attraverso la razza. Quindi dobbiamo essere qui per essere al loro servizio. Io mi fermerei qui e da domani partiamo da questo punto. Grazie mille. Grazie di tutto.